Corciano Festival, che prosegue fino a Ferragosto, installazione artistica lungo le mura con un chilometro di opere d'arte create da 70 artisti internazionali. Si è chiusa a Passignano la 24esima edizione di Trasimeno Blues, che conferma il successo di pubblico, largo spazio all'Africa in questo 2019. Una fantastoria che riscrive l'esito della battaglia di Tagina, dove l'esercito bizantino sconfisse ed uccise il re degli Ostrogoti Totila, scritta e presentata a Gualdo Tadino da Luigi Righi nel libro Il Regno di Tadinum. Il mondo del cinema pianto la scomparsa del regista Alberto Sironi, il padre televisivo del commissario Montalbano, molto legato all'Umbria, veniva spesso nella zona di Costacciaro in una proprietà di famiglia ai piedi del Monte Cucco. Ben ritrovati all'appuntamento con il TG di Cultura e Società, l'arte in primo piano, perché un'installazione artistica lunga un chilometro composta da opere di 70 artisti circonda le antiche mura di Corciano. Si chiama Stendhal, l'abbraccio delle muse, ed è il grandioso progetto artistico inaugurato lo scorso 3 agosto nell'ambito della 55esima edizione del Corciano Festival, che prosegue fino al 15 agosto. L'opera sarà in esposizione invece fino al 6 settembre. Fonda il suo senso sulla corrispondenza delle arti e il girotondo delle muse. La cerchia muraria del borgo è il supporto di questa grande installazione, composta da opere originali di artisti internazionali, realizzata per l'occasione con tecniche e linguaggi espressivi diversi. Tra gli artisti ci sono anche quelli dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, mentre il curatore del tutto è Fabrizio Fabbri, la sua è l'idea, mentre la curatela è affidata allo scrittore, critico e docente universitario Gabriele Perretta. E allora un video ci racconta come è nata questa opera, come è stata installata e quali sono anche le sue finalità. La vediamo. Abbiamo chiamato quest'anno una personalità del mondo artistico, del mondo delle arti visive e dell'arte moderna, il professor Gabriele Perretta, che è qui a fianco a me. I vari eventi con le varie sezioni diventano un unico evento, è l'unico evento praticamente su un palcoscenico unico che è Corciano stesso. Ma in effetti, se noi oggi vediamo lo scenario internazionale per quanto riguarda quello che ci offrono le arti, sostanzialmente nessuna delle arti praticamente sta da sola. Lo stendardo praticamente che cos'era nel passato? Nel passato era praticamente una striscia di stoffa che veniva presentata praticamente per caratterizzare in qualche modo alcuni siti del territorio e comunicare alla gente le storie. Lo stendardo praticamente è diventato stendale ed è quindi diventato uno strumento di comunicazione che accoglie anche la parola. Noi abbiamo fatto quest'anno questa grande riflessione. Lo stendale direttamente lavorato dall'artista, dal pittore, che non solo ci lascia il bozzetto ma interviene direttamente sul materiale dello stendale, oppure in qualche modo la riproduzione fotografica, che in questo caso con la sua rivoluzione digitale degli ultimi anni riproduce l'immagine dell'immagine.
Dall'arte alla musica, perché si è chiuso a Passignano sul Trasimeno il Trasimeno Blues Festival, la rassegna blues che era arrivata alla sua 24esima edizione. Davvero un bel successo di pubblico che, secondo i curatori, ha le caratteristiche proprio di essere transgenerazionale. Vediamo proprio la serata di chiusura del festival. Concerto della Treves Blues Band si è chiusa a Tuoro la 24esima edizione del Trasimeno Blues Festival, che per il gran finale ha portato in scena l'ironia e lo humor del suo leader, Fabio Treves, che nel 2019 festeggia i suoi 70 anni di una vita dedicata al blues, tutti percorsi con coerenza e passione. Fabio Treves nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse leggende del blues, tra cui Mike Bloomfield, Roy Rogers, Willie DeVille, Billy Branch, Paul Jones, Alexis Corner, ed è l'unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa. Nel 2015 la band ha fatto da supporter ai Deep Purple nel loro tour italiano. Nel 2016 ha aperto il concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma. Nel 2018 è stato ospite dei Supersonic Blues Machine. Per la chiusura di Trasimeno Blues, la band, come di consueto, ha portato tanta energia, gusto, presenza scenica e straordinaria abilità tecnica. Ottimo il bilancio dell'edizione 2019 di Trasimeno Blues, che si conferma un festival radicato nel territorio innovativo, in grado di attrarre un pubblico variegato e intergenerazionale. Soddisfatto il direttore artistico Gianluca Di Maggio, che ha ricordato tra i successi lo show di Anna Popovic e la sezione dedicata all'Africa, dall'Afro Funk di Savannah Funk all'Afro Blues di Randolph Matthews. In questo contesto, grande successo hanno registrato anche la conferenza di presentazione del La storia del blues del giornalista musicale Roberto Caselli e la mostra di pittura Madre Terra di Pamela Pucci, che resterà visitabile presso l'Onda Road di Passignano fino alla fine di settembre. Ed ora invece parliamo di letteratura, in particolare di una fantastoria che riscrive l'esito di una importantissima battaglia che avvenne nel 552 d.C. nell'area dell'Appennino, esattamente tra i territori di Gualdo Tadino e Gubbio, l'antica Tagina. Nella battaglia di Tagina l'esercito bizantino, racconta la storia, guidato da Narsete, sconfisse il re degli Ostrogoti Totila, che ivi morì. Totila, che era destinato a costruire però un regno d'Italia, e se la battaglia non fosse finita così, ovvero se quel re in realtà non fosse morto e fosse riuscito effettivamente a costruire il regno d'Italia, come sarebbe stata la storia d'Italia? Se lo è chiesto un gualdese, si chiama Luigi Righi, che ha presentato il suo libro dal titolo Il regno di Tadinum. Vediamo. Quale sarebbe stata la storia d'Italia se nel 552 d.C. il re ostrogoto Totila, nel suo sogno di creare un regno unito in quella che era la penisola italiana dopo il crollo dell'impero romano d'Occidente, avesse vinto la battaglia di Tagina invece di perderla e morire a fine battaglia? Se lo ha chiesto a Gualdo Tadino, ovvero l'erede dell'antica Tadinum romana, Luigi Righi, gualdese, volto noto per una lunga attività professionale alla guida della farmacia comunale del centro storico, che ha dato alle stampe il libro Il regno di Tadinum, presentato al Teatro Thalia con moderatore dell'incontro il giornalista Mario Anderlini. Il libro nasce da un assunto: ribaltare l'esito della battaglia che si consumò tra il 30 giugno e il 1 luglio del 552 d.C. nei pressi dell'attuale abitato di Caprara di Gualdo Tadino, dove le truppe bizantine guidate da Narsete sconfissero il re goto Totila e con esso il sogno di questi di creare un regno italico. Le basi storiche sono effettivamente reali.
il contesto storico è quello, i personaggi, la maggior parte dei personaggi sono quelli, e però ad un certo punto, per un intervento di Tadinum, la storia prende un'altra direzione, cioè ho raccontato come e cosa poi potrebbe succedere se le vicende si fossero svolte diversamente da come si sono svolte nella realtà. Cioè, ad esempio, se Totila avesse vinto la battaglia e come è riuscito a vincere la battaglia. Quindi è un romanzo, non è un saggio storico e neanche un romanzo propriamente storico, ma è un romanzo di fantastoria, cioè storia immaginata in modo diverso da quello che poi il corso storico ci ha raccontato. Nella fantastoria di Righi un ruolo importante è assegnato proprio alla Tadinum romana, quella popolazione che ancora abitava lungo la consolare Flaminia e che solo secoli più tardi si ritirerà sulle pendici del monte in luoghi più sicuri e difendibili in una società devastata da incursioni e razzie. Se Totila avesse vinto la guerra, forse anche Tadinum sarebbe rimasta al suo posto, forse avrebbe potuto crescere ed arricchirsi. Ma se la fantastoria è lecita, allora lo è anche pensare che non solo il passato di Gualdo Tadino sarebbe stato diverso, forse quello anche dell'intera Italia avrebbe avuto un altro corso, perché un re goto che riusciva a creare un regno unitario dalle macerie dell'impero romano d'Occidente avrebbe forse impedito il proliferare di una miriade di regni che sono stati la realtà italiana fino al 1861, con ricadute anche sulla cultura e società. Solo l'Italia, ma un po' tutta la civiltà potrebbe anche in un certo senso cambiare, perché le invasioni che hanno sterminato buona parte della popolazione potrebbero essere state frenate, quindi molte persone sarebbero potute sopravvivere, quindi magari sarebbe stato un Leonardo da Vinci qualche secolo prima, quindi anche la civiltà avrebbe potuto avere sviluppi diversi. Vero. Da ricordare tuttavia che ogni storia ha i suoi pro e contro, e se la mancata unità non ha consentito di costruire uno stato forte, come ad esempio la Francia, la competizione tra regni, città-stato, principati ha creato vivacità. La grande civiltà italiana dei comuni e del Rinascimento, in fondo, è nata da quello. È scomparso in questi giorni tutta l'Umbria, ma in realtà tutta l'Italia, lo ha ricordato il regista Alberto Sironi. È stato di fatto il padre televisivo, potremmo dire così, del commissario Montalbano, il personaggio nato dai romanzi di Andrea Camilleri. Era molto legato in Umbria, dove viveva, ad Assisi, ma anche all'area appenninica, esattamente a Costacciaro, dove aveva una residenza di famiglia e dove stava spesso. E allora, per ricordarlo, noi vi riproponiamo proprio un'intervista che realizzammo in questa abitazione di famiglia a Costacciaro ad Alberto Sironi, un tributo così alla sua memoria. Appena può si rifugia nella casa di Costacciaro, un paradiso terrestre come lo definisce. Giusto qualche giorno, in occasione delle festività pasquali, ritagliati tra i tanti impegni professionali, in attesa assicura di passarci molto più tempo in estate e proprio prima di partire con destinazione Vigata, la città della Sicilia immaginata da Camilleri, ovvero dove opera il commissario Salvo Montalbano, il protagonista della straordinaria produzione nata a fine anni 90 e cresciuta nel segno della regia di Alberto Sironi. Ad attenderlo già in questa settimana lì nel Ragusano, ma non solo, ci sono le riprese dei prossimi episodi dello sceneggiato interpretato da Luca Zingaretti, mentre le repliche tuttora in programmazione continuano a sbancare in termini di audience. Qui alle pendici del Monte Cucco, Sironi nell'estate scorsa si è anche sposato, ulteriore segno di un legame ormai viscerale con queste terre. Prima di tutto qui c'è l'aria buona e poi ci sono tante cose meravigliose, il paesaggio, questo. Tutta la zona qui del Parco del Monte Cucco è una zona meravigliosa. Se guardiamo la grande pittura italiana del 400 in avanti, il paesaggio è questo qua. I pittori venivano qui perché questo era il paesaggio italico, per cui io quando sono qui respiro. E nell'Umbria, terra di fiction, inevitabile un raffronto tra il forte rapporto con il territorio tipico di produzioni come Don Matteo e la Sicilia costruita intorno alle indagini del commissario Montalbano. Dunque, il paesaggio di Montalbano diciamo che l'abbiamo inventato noi, nel senso che il paesaggio nei romanzi non c'è. Camilleri fa riferimento rispetto ai suoi ricordi, perché Camilleri scrive delle storie di oggi ambientate nei suoi ricordi di ieri. E quindi
quando parla di Porto Empedocle, che è della sua cittadina, di dove è nato, eccetera, parla di un territorio che è praticamente scomparso. Noi andavamo a cercare, siamo andati a cercare un luogo anche lì, per esempio tutta la zona del Ragusano è una zona meravigliosa per quello che riguarda il mare, ma anche straordinaria per quello che riguarda la campagna. C'è una campagna bellissima, sempre verde, contrariamente all'Irlanda. L'Irlanda è verde durante la primavera e l'estate, invece la Sicilia è verde durante l'inverno e l'autunno, poi dopo diventa gialla con il caldo. Però avevamo bisogno anche lì di un territorio molto... E tutto il triangolo dell'estremo sud della Sicilia, da Catania a scendere fino a Porto Palo, è una zona ancora molto... è stata fino a pochi anni fa, un po' prima di Montalbano, completamente fuori dai grandi itinerari turistici. I grandi itinerari turistici internazionali si fermavano a Taormina. E devo dire che noi una mano gliel'abbiamo data a quei territori. Quest'Umbria può dare un'ispirazione per qualcos'altro ad Alberto Sironi? Sì, sì, ha già dato delle ispirazioni, abbiamo già dei sogni nel cassetto pronti. Non mi piace parlare di progetti fin quando non firmo il contratto, però penso che verremo a girare da queste parti, mi piacerebbe molto. Qui avete talmente tanta storia e talmente tanta bellezza che avete visto anche poi, no? Voglio dire, la stessa serie girata a Spoleto e a cosa. Don Matteo è una serie importante, c'è un grande successo. Ha messo proprio le radici all'interno dell'Umbria, quindi vediamo. Per gli appuntamenti segnaliamo al Museo Civico di Palazzo della Penna a Perugia fino all'8 settembre in esposizione 150 fotografie, 20 abiti, 20 bozzetti storici e numerosi oggetti nella mostra Gli Italiani e la Moda 1860-1960 in collaborazione con Gattinoni Couture. Sarà possibile ammirare la moda che ha contraddistinto la società italiana tra 800 e 900 grazie anche alla Maison Gattinoni, che in quegli anni suggestionò Gli Italiani e fu proprio il primo marchio del Made in Italy. È davvero tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di TRG. We'll be right back.